L'esercizio ci chiede di completare le seguenti frasi inserendo l'aggettivo della seconda classe suggerito tra parentesi, per esempio atrox, atrocis, concordandolo con il sostantivo col nome a cui è riferito, che è evidenziato in grassetto. Allora, atrox, atrocis è un aggettivo della seconda classe, ha una sola uscita valida per il maschile e il femminile neutro, è analogo a velox, velocis, audax, audacis, eccetera, eccetera. Qui devo inserire l'accusativo femminile singolare, cioè devo inserire l'accusativo singolare, quindi metterò atrocem. Romani et cartaginienses atrocem pugnam pugnaverunt. I romani e i cartaginesi combatterono una battaglia terribile, atroce. Passiamo alla seconda frase. Magistra discipulas laudabat. E qui devo inserire diligence, diligentis. Anche questo è un aggettivo della seconda classe che presenta un'unica uscita per il maschile, il femminile e il neutro. Ed è propriamente il participio di diligo, diligere, e significa diligente. Quale forma adotterò? Sceglierò ovviamente l'accusativo plurale, la forma l'accusativo plurale per il femminile, che poi è identico al maschile, come sappiamo, e quindi completerò con la parola diligentes, con l'aggettivo diligentes. La maestra loda le alunne diligenti. Cesari erant, terza frase, strenui et, e dobbiamo aggiungere milites. Qui abbiamo una costruzione tipica del latino, che è quella del dativo di possesso. Infatti Cesari, che deriva da Caesar, Caesaris, è un dativo, i è la desinenza del dativo della terza. Quindi a Cesare erano soldati, milites, strenui, coraggiosi, e qui dobbiamo aggiungere l'aggettivo della seconda classe concordandolo con milites, e abbiamo fortis forte. Fortis forte è l'aggettivo della seconda classe che appartiene alla seconda categoria, cioè a quegli aggettivi che hanno due uscite, una per il maschile e femminile, fortis, e un'altra per il neutro. Quindi dovrò scegliere la forma corrispondente al nominativo plurale, e sceglierò dunque fortes.